ci sei? Vai. Buongiorno amici delle biciclette, no, delle macchine elettriche. Oggi siamo sulla ID3 di Antonella, che è tra l'altro mia sorella, non ve l'ho mai presentata. Ciao. E allora, lei ha comprato questa macchina di seconda mano, cosa che uno dice, di seconda mano, disastro, perché la svendo. No, allora, alla fine l'ha pagata circa 20.000 euro, alla fine, sì. Diciamo. Prezzo, attenzione che dobbiamo prendere questo. E con quanti chilometri? Non lo so. Non sappiamo, comunque con pochi, quanti anni? Tre anni. Mi sembra 40.000. 40.000. Quindi sostanzialmente l'ha pagata come una Spring nuova, senza incentivi. E come ti stai trovando? Come vi state trovando? Molto bene, perché consuma poco e poi la carichiamo in casa e abbiamo anche la wall box. Avete anche il solare? Avete anche il solare? Sì, con i pannelli solari. Però hai usato anche il carichino domestico. Sì, cioè, sì. Puoi usare anche sì, quello. Sì. Ci vuole più tempo, però carichiamo. Però preferite, dicevi, tuo marito, il mio cognato, sta utilizzando più questa che la Golf, cioè la usa per andare a lavorare. Eh sì. Io vedo che come autonomia siamo all'80, allora vediamo dov'è che è, perché sono 81% della batteria, 219 km. Quindi diciamo che rispetto alla Spring qualcosa in più sicuramente, credo che abbia una batteria da 40 kWh, sia una cosa del genere, però effettivamente questa è una macchina vera, niente da dire. Adesso proveremo l'emozione, credo che abbia sui gli 80 kW, una cosa del genere, cioè comunque ne ha tanti. Proveremo l'emozione dell'accelerazione, che io sulla Spring sì, è che è piacevole e quant'altro, però questa è una macchina, diciamo che è un po' la macchina che avremmo voluto comprare se avessimo avuto disponibilità. Nuova credo che siamo sui 35-40.000 euro. Sì. Aspettiamo. Guidabile col piacere dell'elettrico, sempre e comunque. Vediamo un po'. Bella, sì, sì. Attenzione, proviamo. Silenziosa. Porca miseria! Porca miseria! Fantastica, fantastica, silenziosissima. Sì, molto silenziosa. Chiaro che rispetto alla Spring è un altro modello, c'è un'altra cosa, altre finiture. Questa è una vera macchina. Per quanto poi c'è anche una piace. Luce che si accende, sì, quando c'è un pericolo o giri, addirittura. Svolti, sì. Credo che abbia tutti i dispositivi di sicurezza. Ecco, infatti vedo 70 all'ora, attenzione. Credo che abbia la finanza assistita, vediamo un po'. Ah, anche, vedi? Anche mi riporta, se io vado, sì, oltre, se vado oltre mi riporta all'interno. Diciamo che queste sono cose. Poi puoi selezionare la modalità che se ti avvicini troppo a una macchina davanti rallenta. Sì, 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 beh, quello anche di serie, credo lo faccia, sì, in serie. Anche quello di non superamento della striscia centrale. Molto molto bella, mi piace, abbastanza essenziale, qua un po' tipo Tesla. Ed è la prima volta che guido una macchina, ripeto, virgolette vera. Prende i dossi, non c'è rumore, è molto spaziosa. Si sente che è abbastanza pesante, quello sì, però con l'elettrico non credo estremamente pesante, penso che siamo sulla tonnellata e mezza, tonnellata e tre, tonnellata quattro. Però quindi a casa voi ricaricate col solare quando c'è. Sì. Carichino domestico o wallbox, che adesso dicevi la wallbox ve l'hanno messa a posto perché non era. E ci metti meno tempo, sulle 5 ore, sì, la wallbox. Ah, vedo che ha tutti i dispositivi anche di assistenza alla guida, alla velocità, beh, chiaramente ha tutto. E quindi alla fine è stato un vantaggio anche economico. Eh sì, perché risparmi sul pieno di benzina settimanale. Sì, perché più o meno siamo sui 13,8 kWh per 100 km, la Spring in questo periodo ne ha 11 più o meno di come il consumo, quindi assolutamente accettabile. E vai a spendere più o meno con la spesa, come facciamo noi il ragionamento, spendi la metà di un gasolio. Sì, sì, sì. Poi col fotovoltaico, voi avete un impianto da, mi sembra, 4 kW, che non è una cosa esagerata, sì, che usate però anche con gli split, giusto? Avete anche gli split in casa per fare il riscaldamento. Sì, però lo usiamo soprattutto d'estate per. Adesso non avete molto margine. No, no, perché c'è meno sole e meno, carica meno. E ovviamente quando. Invece no, ad aprile lo usiamo parecchio per riscaldare. Ah, ecco, vedi, nella mezza stagione. Mezza stagione. È quello che vorremmo fare noi, è quello che a breve sicuramente, sì, faremo anche noi. E però penso che dovremmo un po' magari aumentare la potenza, ne parleremo. Comunque veramente mi piace veramente tanto. È spaziosa dietro e anche il baule. Ma poi l'idea del seconda mano
che tra l'altro è un'ottima idea. È vero che si deprezzano abbastanza queste auto, però come sappiamo bene, alla fine la batteria non è che si consuma, non è che la... accelerazione, cioè ti schiaccia il sedile. Sentito Sofia? Sì, si sente. Questo è veramente piacevole. Se fretta, accelera pure. Veramente piacevole. Non c'è nessun gasolio che accelera così, devo dire. Cioè, elettrico. Ci sono, chiaramente ci sono, ma che accelera così, senza considerare proprio. In salita pure. Quando vuoi, lei va. Sì. Quando vuoi, lei ti dà. Quindi. Non ho soddisfatti. Non credi alle fake news, in sostanza. Non hai creduto alle fake news che dicevano macchina elettrica consuma di più, poi sull'ecologia, perché noi volevamo cambiare la macchina, comunque i soldi li avresti dovuto spendere. Hai speso qualcosa? E adesso recupero, perché... Recuperi e poi col solare un recupero doppio. Sì. Non hai magari... E non inquini. Non inquini, nel senso che comunque le petroliere tu non le sposti per questa macchina in giro per il mondo. No. Già quello, e poi localmente non hai il tubo di scarico che va a finire sulla gente che sta passeggiando per strada. Quindi tutte cose che abbiamo detto. Sì. È stato veramente, veramente bello, veramente una macchina che mi fa veramente piacere guidarla, cioè il piacere di guida dell'elettrico è inenarrabile. Per chi non l'ha provato, non sapete quello che vi perdete. Cambio praticamente automatico, bella, leggera, mi piace. E accelerazioni fantastiche, immagino come sia una Tesla. Solo due comandi avanti per accendere, che è qua, noi avevamo qua il manettino, sì. Qua e qua, mettiamo su N e P, stop, parcheggio, schiacci qui, è qua? Sì, P, parcheggio. Ok, il freno a mano, abbiamo messo il freno a mano, fantastica, bellissima, basta, gran bel acquisto, bravo Antonella. Bene. Ok, ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti, ciao anche da Antonella. Ciao. Adesso sapete che ho una sorella. Ecco. Ciao. Ciao.